Ok, bella a tutti ragazzi, io sono Elisius e oggi Ale è in ritardo, sì, è andato in ritardo, però pazienza, cosa ci volete fare? Fate così. Quindi nel frattempo vi presento una persona fantastica. Vieni, vieni, entra pure, Ma dice a me, ma grazie, ma aspetta che lo conosci. Ragazzi, mi sembra che lo conosciate tutti, dai, presentati tu. Ok, per chi non mi conosce, ma Elisius, mi sembrava ovvio, no? Ma sai che ti trovo in forma? No, no, sto bene. E poi, non siamo bellissimi. Simone, sono arrivato, scusa Riccardo. Oh, what the fuck? Bella a tutti ragazzi, sono Gisius. E io sono Ale. E oggi siamo nel vlog, in un bello, perché questo è il vlog. Dove è finito quel tizio che c'era prima? L'ho messo nell'armadio. No, perché era inquietante. Era inquietante. Io l'avrei menato però. Ma perché scusa? Perché è brutto, cioè, non è come te, è brutto. Cioè. Brutto. Va bene. Quindi, come ha cambiato fede, quindi vabbè, allora noi ci siamo in un vlog. Allora, in questo vlog, visto che non abbiamo quasi niente da fare, leggiamo i commenti. Che bello. I vostri bellissimi che commenti. Bello. Soprattutto quelli di Pini, che si entusiasma ogni video con i suoi commenti molto belli. Mattia Romano mi scrive: dovreste fare Cat Mario per la vostra felicità. Ciao. No, ho in mente qualcosa di peggio. Brex Ruggio ci scrive Bomber. Bomber. Mark Seven Forever ci scrive Epici. E grazie, noi gli rispondiamo grazie. Matteo Pini ci scrive voleva vederci urlare come su Slender. Ho urlato a sufficienza. Mattia Romano sempre, basta Mattia Romano, che ci scrive se facciamo Scribblenauts al limite. Oh ragazzi, noi avevamo intenzione di fare Scribblenauts, sì. Ve lo diciamo proprio apertamente. Infatti, visto che ci avete chiesto... Ce l'abbiamo anche già. Sì, ce l'abbiamo, però non abbiamo al limite come abbiamo a Master, che è più o meno la stessa cosa, però ci sono anche però super. Game Boys ci scrive che ha un bellissimo tatuaggio su Andy. Lo so, però è sempre via, mi dispiace, ma... Matteo Pini si lamenta perché gli abbiamo messo 5 secondi nel video di Crysis. Mi dispiace Pini, ma ti dimostrerò il mio amore in un altro modo. Non è quello che pensi. Brex Ruggio ci manda un commento vuoto. Bello. Vuoto. Stefani Laboise. Stefania. Questa qua, va bene, ci scrive great job. Yeah. Colgo l'occasione. È arrivato un messaggio da un utente che si chiama Vincenzo Fire 02 Official Channel. Okay. Un po' lungo come nome, però ci stiamo lo stesso. È interessante. Mi ha fatto i complimenti per la serie che sto facendo su Mega Man Star Fox. Io gli ho chiesto: che ne diresti se iniziassi il 3? E lui mi ha detto: ah, non ho ancora giocato, ma se lo fai ti stimo. Bene. No. Allora mi sono messo lì, sono riuscito a tradurre in italiano con una patch il videogioco di Mega Man Star Fox 3. Oddio. E ragazzi, dopo Mega Man Star Fox Pegasus riuscirono a fare Mega Man Star Fox 3. Primi in Italia, ragazzi, primi in Italia. Voglio una medaglia. Alex Andar ci scrive: vorrei sponsorizzare il canale del Puccio, che mi dispiace molto, ma è stato hackerato nel 2010. No, aspettate che non le incazzo. No, fermatevi un attimo. Il nome del canale era Più di Pai. Cioè, scritto, non scritto Più di Pai nel senso quello americano, ma scritto proprio Più di Pai. Cioè. Ma il ragazzo svizzero che lo ha rubato l'ho chiamato PewDiePie. E cosa peggiore è che a ogni gameplay di successo del canale ha aggiunto la sua faccia con Photoshop. Canale del What the fuck? No! Ocho! No! Cioè, abbiamo smascherato PewDiePie, ragazzi! Cioè, PewDiePie due in realtà è Ocho! No, PewDiePie, ma PewDiePie no, del Pocho è stato fregato no, da PewDiePie. No, PewDiePie del Pocho del Pocho del Pincho. What the fuck? Chris CHRS Television 2 ci scrive se non facciamo più video di Crysis. Ma noi siamo continuando a fare più video di Crysis. Quindi calmati, facciamo tranquilli. Giuseppe Dalì ci scrive di continuare. Actimless consiglio la schermata iniziale cliccata sul level browser. Ci sono tantissimi livelli bellissimi. Questo è un commento del primo Actimless. Infatti nel secondo, come avete visto,
abbiamo migliorato decisamente. E infatti adesso continueremo a giocarci. E abbiamo finito. Quindi, che bello, tanti commenti. No, ce ne abbiamo veramente tanti, però non ho tempo di leggere di tutto, se no facciamo 80 minuti di commenti. Ok. Va bene, abbiamo intenzione di giocare subito dopo il vlog a diversi molti giochi. Molti. Tra cui Scribble. Tra cui giochi sclerotici. Allora, fammi parlare. Allora, vogliamo giocare a Scribblenauts, un rage game nuovissimo, cioè uscito da poco ma è gratis, potete scaricarlo anche voi. Che si chiama Quei due bastardi sul server. È ispirato al canale di Quei due sul server, però è una fusione, diciamo, tra Cat Mario, sì, i rage game possibili, immaginare messi insieme, scriveremo dopo e ci scrivo. Quindi se il video vi piace, lasciate un commento. Mettetevi un piace, iscrivetevi, vi saluto da parte mia, mio cuore. Dov'è? Non è tutto qui. Lo picco adesso. E quindi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Pensavo fosse un horror un po' più... No, voi è meglio che non parli. Tu l'hai detto adesso. Tu l'hai detto. Adesso salta fuori, vedrai. Tu, eccolo lì. Te l'ha detto, l'ha detto. Troll face. Io non ci vado, hai capito tu? Thank you.